a tutti e benvenuti. Allora, siamo qui sempre con Mamma Lina. Vabbè, non sempre, che in realtà adesso era un po' che mancava. Un bel po' di tempo che ci sentiva l'assenza. Comunque, allora, ufficiale, perché stiamo facendo questo? Secondo te? Mi fa ridere, che già so che non lo sa. Ok, siete tutti pronti? Sì, dovevo tenere premuto. Sì, perché? Fanno partire. Guardiamo la TV. Allora, per cominciare, questo non è un gioco come gli altri. L'unica cosa che dovete conoscere sono i vostri amici. Perché il tema di questo gioco siete voi. Ora vi faccio vedere come funziona. Ok, ok. Qui c'è una selezione delle mie prove, domande e sfide migliori. Dovrete rispondere con assoluta onestà e competenza. Va bene. Questo perché più persone saranno d'accordo con voi, più gettoni vincerete. Sì, me lo ricordo sto gioco, però c'è il fatto dei gettoni, la fortuna. Giocatene uno se siete davvero sicuri che tutti risponderanno bene. E se avrete ragione, boom, punti doppi. Salteremo da un posto all'altro, condividendo esperienze. Perché io credo sinceramente che la vita sia condivisione di esperienze. Ok, se siete tutti pronti, iniziamo il nostro viaggio. Ok, allora, dove si va? Ma no, veramente. Cosa succede se vai a fare un'escursione? Natura persi nel bosco. Sì, me lo ricordo. Cose diverse, penso. Per cominciare vi farò una domanda. Gioco delle domande. Potete solo dirmi chi di voi è la risposta. Se vi foste tutti quanti persi nel bosco, a chi daresti la colpa? È ora di scegliere. Beh, passando tempo, ma è una cambia idea. Meglio sarà. Non so. Io l'ho fatto. 5 secondi rimasti. Ma che abbiamo scelto tutti e tre il gatto? Sembra che ah, sì! Adesso vedi che prendono punti. E dove dà a te stesso? Io vado. A te! Quindi? E quindi io ho fatto un sacco di punti e che io mi sono... Ero così sicuro della risposta e mi sono giocato anche il Johnny. Però pensavo che era lei che mi dava ragione, non tu stessa. Cioè tu dire la colpa a te stessa, quindi. No, continuiamo. Beh, vabbè, chi pensava? Quello che uno pensava chi era. Il segreto di tutte le mappe è semplice. Vanno lette al contrario. Le mappe nel giusto senso okay. Sono il nemico dell'esploratore. Vediamo cosa pensano tutti quanti. Una combinazione di punti per tutti. Vabbè, che alla fine di carattere si sa, è così. Le menti superiori pensano allo stesso modo, eh. Vedi, io mi sono giocato anche il jolly. Ma ogni turno lo danno. No, ce ne hai tre al massimo. Ah. Lo dice quando scegli. Di essersi persi nella natura selvaggia. Io sì. Fonderei un culto. Probabilmente avrei solo qualche bacca e una berretta. Chiamerebbe la libertà di essersi persi. No, quando finisce. Ah, quando prima manda la risposta e poi qua puoi mettere il gioco. Cosa avete pensato? Punti per due di voi. E che tu prima della colpa a te stessa e poi ami perché hai perso. Ami e che ti sei libera nel boss. E appunto, per colpa di allora, per forza. Grandioso. Ah, continua. Chi si siederebbe, si arrenderebbe 5 minuti dopo essersi perso. Da adulto, a volte ti viene voglia di sdraiarti a terra e iniziare a piangere finché non arriva la tua mamma. Così, per sapere. Un po' di... No, lo sai, wey. Non so che dicevi io. Io mi arrendevo. No, pensavo che dicevi io mi arrendevo. Ah. Siete meritati un nuovo jolly per essere così ben affiatati. È visto. Ah, però tu non leggi il coperto. Mio. Il suo. Perché? Lo so. Perché c'è la capo. Ci scombussolamenti interiori e umiliazioni quotidiane. Quindi questa fa proprio per te. Vediamo. Ma che cosa? Il gioco dell'immagine. Prossima useremo delle immagini.
Che aspetto avrebbe Ada dopo una giornata passata a cercare inutilmente una via d'uscita dai boschi? Dove sono quelli? Sono quelli. Ma e ricordate che più risposte uguali significa più punti. Dobbiamo accordarci su questo gatto, però. Beh, infatti. A quanto pare due di voi hanno fatto centro su questa. Pensavo quello, però poi mi ho chiesto sulla la faccia di quello. Vabbè, quello è più scomodo, che più sì. Non si è adattato. Poi andiamo avanti. Ah, questo è bello, quello del disegno. Immagine, e voi dovrete arricchirla. Disegna il rifugio di fortuna di questa persona. E di Ada. Una volta ho trascorso un mese in un vigneto. Le foglie di okay. Ma io non so disegnare. Mi è rimasto un bel ricordo di Brooke, Vespa e il sommelier. Io sarei menti che ti metto a disposizione. Vabbè, ma... Perché devo usare questo? Niente. No, li prima metto ok. Ah, ok. Solo questo. Restano 40 secondi. Mi fa disegnare bene. Beh, ma ora c'è il 30 secondi ancora. Mamma mi fa disegnare. Vediamo cosa avete disegnato. Hai fatto a colore tu. Sì, ho cambiato il colore. Ti sembra una miseria di animale. Delle gambe di un momento. Che cosa dobbiamo fare? Voglio dare il disegno migliore. Vediamo a cosa hanno pensato tutti. Tanti punti per il gruppo. Vabbè, giustamente. Vincendo là. No, lui sta vincendo. Ah, questo sei tu. Mi scalda il cuore. Regalo a tutti quanti un nuovo jolly. Ok, continua. Bene, mettiamo gioco dei mimi. Ah, così da fare. Ah, no, uno. Questo era brutto. No, questo era bello. Mentre la imitate. Imita questa immagine. Ah, te la ricordi. Ok. Vediamole. Cosa avete scelto? Che per te lei? Vai, sono identico. Ma pure lei, però. È vero. Infatti non ho messo però il gioco. Continua. Benissimo. Qua porta 11 minuti. Vediamo così. No, adesso fammi vedere. Fammi il giornale. No, non c'è. Che dobbiamo fare adesso? Mo si che si è cambiata l'ambientazione. Il momento di un po' di zucchero filato e hot dog crudi. Andiamo al Luna Park. Ora darò a tutti un jolly in più. Ok. Come prima. Io faccio le domande e voi dite. Questo è Luna Park. Chi si metterebbe a limonare con una persona sconosciuta in un Luna Park? Infatti questo è un po' difficile. Sì, ok. Solo 5 secondi rimasti. Così dovrebbe andare. Questa volta. Allora, in realtà nessuno era la risposta sì, di questa vabbè, domanda. Infatti sì, però io ho messo normale lui. Una persona sconosciuta magari faceva il gentile, vedo. Vabbè, mi sacrificavo per voi. Sul brucomela. Cos'è il brucomela? Lo
l'attrazione. Ah sì, quelle cose che forse come me è quello che cammina. Che devo fare? Chi vomita? 5 secondi rimasti. Nessuno vince. Scusa, il viaggio a Roma, non arrivo. Il viaggio per venire a Roma. Ma nessun punto extra. Il nostro infaticabile leader inizia a mostrare i primi segni. Chi ha vinto qua allora? Nessuno ha vinto. Nessuno. Fanno tutto di diverso. Un'anatra, devi pensare come un'anatra. Questa frase fu pronunciata da un vecchio e saggio maestro zen cinese molti secoli. Vai. Che risponde? Risponde, che cosa? Non capito. Chi pensa che per catturare un'anatra deve pensare come un'anatra? È quasi finita, gente. Due di voi hanno guadagnato punti. Devi giocare in due giorni. Sì. Invece... continua. Chi trascorrerebbe l'intera giornata nel labirinto di specchi? Vediamo i risultati di questo. Stavolta tutti prendono. Ah, vedi, eh. Quel jolly, wow. Se si potessero imbottigliare le tue potenzialità, servirebbero 4 pianeti Terra. Addirittura. Vedervi tutti così affiatati mi scalda il cuore. Regalo a tutti quanti un nuovo jolly. Nessuno riesce a prendere la testa? Infatti, voi siete proprio indietro rispetto a me, no? Vediamo. Ce la fate proprio. Di chi non abbiamo ancora parlato? Lo so io. Ecco un'altra domanda con immagini. Dove spenderei tutti i miei soldi? Ci sta il tiro al bersaglio, quella dove si acchiappano col gancio, la veggente oppure il martello forzudo. Spero che siate sicuri delle vostre risposte. Molto bene, punti per tutti. Ben fatto, tutti e due. Ovviamente, sei abbastanza facile. I menti superiori pensano allo stesso modo, eh? Vi meritate tutti un jolly extra. No, ma so, però se li regala proprio di continuo. Vabbè, perché andiamo bene. Gioco delle parole. Come questa persona completerebbe questa frase? La mia idea di divertimento è... Vi sono rimasti 30 secondi. Ma qua come fa a dire chi... come fa a indovinare? 20 secondi rimasti. È ora di vedere cosa avete scritto. Chiedi. Scegliete la risposta che ritenete migliore. Non ha senso, devo scegliere la mia. Infatti non ha senso. Però si imbrogliate. Perché io penserei così, perché da una parte per giocare devi stare a casa. Vabbè, sì, infatti è ufficialmente tutto. Per eliminare i pensieri osceni. Io sono pronto a darti più figure. Boh. Vediamo. A me, ma non è stato. Facciamone una con le figure. Sì. Ah, perché già le fa tutte e due. Dove è più probabile che mamma Linda trascorrerebbe il Capodanno? Allora, abbiamo come luogo o un locale con champagne, sul divano con la televisione, in spiaggia o in discoteca? Vabbè, non devi dire. Vediamo cosa pensano tutti quanti. Beata te, anima semplice. Sei tu? Probabilmente è troppo sbagliato, che comunque qua dovrebbe dare ragione alla risposta che mette lei. Sì. E comunque lì ne abbiamo sbagliato. Non ha senso che so perché gli altri pensano una cosa e diventa vera. Facciamo un altro disegno. Come prima, l'immagine deve essere in tema con la persona a cui si riferisce. Disegna
il cappellino da parte di questa persona. Ok, il cappello da parte di mamma Linda. Il classico cappellino a cono supplisce a molte funzioni vitali. Lo puoi riempire con le patatine fritte, mangiare, poi lo puoi riempire con una bibita fresca, bere. Infine lo puoi mettere in testa e festeggiare. Edonismo. Fatto. 40 secondi alla fine. Sono i suoi etti. Ne mancano 30. Infatti non è venuto bene manco questo. E questo è niente. Bene. Ah, no, ancora. Cosa abbiamo qui? Cioè, non è vero. Ah, che bello. Questo chi l'ha fatto? Il mio è meglio del tuo, però il tuo è carino. No, mi piace più il suo, È il suo, è più carino. Io mi sono impegnata. Infatti pensavo se l'avevo fatto io, però mi sembrava mai, non è il mio. Vediamo cosa avete pensato. Pieno punteggio per tutti. Mi sa, però io lo guardo, però è... È molto storto. Anche che è troppo lungo. Infatti, mi ha pensato. Devo dirvelo. Vedervi tutti così affiatati mi scalda il cuore. Regalo a tutti quanti un nuovo jolly. Si facciano avanti i poser. Giochiamo al gioco dei mimi. Ah, bello, Imita questa immagine. Questo bacio. Non è un bacio. Sì, sì. Molto bene, cosa abbiamo qui? Che brutta! Che è questi occhi nuovi? Mi è venuta l'aria, se per brutta l'aria. Mi è venuta bene! Vediamo a cosa hanno pensato tutti. Dolci. Hanno scelto te. Punti per due di voi stavolta. Sì, un po' di risposta. Vabbè, guarda che ancora continua. Ah, sei comunque a 5.500, lei sta a 6.000, io sto a 7.900. Diciamo, io sono abbastanza irraggiungibile. Abbiamo solo una vita. Viviamola. Forza! Ah, forse è finita la partita. No, ci dovrebbe stare altro. Tenetevi forte, ragazzi. Gioco finale. Gioco soltanto, ma sarà fantastico. Vi scatterete dei selfie e li trasformerete in capolavori. Non scattate troppo da vicino, però, altrimenti sarà difficile lavorarci su. Scattati una foto. Vedete qualcosa? Ah, cambia la dice di queste cose. Pronti, potete iniziare a disegnare. Non la so fare. Non so fare l'espressione assedata. Ah, dove fa la sedata? C'è sedata? Va bene. Ma perché è assedata quella? Ma così. Ma perché noi abbiamo fatto assedata? No, è diversa tutti quanti. Non fa niente, perché... Selfie indirizzati. No, tutte le immagini e iniziate a pensare cosa vorreste fare. Come? Stiamo per cominciare. Disegna sulla foto. Ah, ok. Disegna mamma Linda come un poco cambieremo soggetto. E c'è me? Quaranta secondi rimasti. Stanno 30 secondi. Oh, è sbagliato, vabbè, fatto più. Vi sono rimasti circa 20 secondi.
questo è il giro finale, ragazzi. Datevi da fare. Ok, ragazzi, metteteci del vostro. E sei tu un bambino? Non lo puoi dire. Sta scritto qua. Cambio di condino. Poco meno di 40 secondi alla fine. Che devo fare? Ti dice quello. E qua non ci sta scritto. Ah, quindi ti devo disegnare come un bambino. Sta scritto sulla foto. Ci pensavo che te l'avevano disegnato già. Mancano 30 secondi. No, ma ci sono ancora 30 secondi. Ma io non ce l'ho, è scomparso da tutto. Che non lo so. Mancano circa 20 secondi alla fine. L'hai mandata però. E l'ho mandata senza disegnare. Ah. Tempo scaduto. Non vedo l'ora di guardarli. Quelli prima abbiamo... Questa sei tu come un elfo. Ah, queste sono le prime. No. Questa era così, quindi ho visto questa. L'ho lasciata così. Vabbè. Fatto... E questo è uno zombie. Vabbè, non c'entra proprio uno zombie. Ma che non so chi l'ha fatto. Lei l'ha iniziato a fare. Lo zombie lei. Cioè l'ho fatta io. Che dobbiamo fare? Dobbiamo scegliere quella meglio. Se vuole andare da sola lei, stavo qui il gioco. No, perché ho visto che sembrava un elfo. No, in realtà ho sbagliato, che sei più goblin. Appunto, non sembra tanto un elfo. Ho sbagliato, mi sono accorto quando l'ho finito. All'ultimo posto c'è qualcuno così innocente da pensare che i cuccioli di cicogna li porti la cicogna. Il nostro secondo in classifica è contro le cose inutili, a tal punto che non riesce a capire il perché degli insetti. Io sono con te. Beh, sei tu il vincitore. E immagino che tutti vogliano stare con te proprio per come sei. Congratulazioni. E questo è tutto, ragazzi. Spero che abbiate imparato tutti qualcosa l'uno dell'altro. Ma non si possono cambiare modalità di switch, cioè i livelli. Per voi ci sarà molto artistica. Perché voglio arrivare qua prima? A me è rimasto così. No, lei se l'ha fatta bene adesso. Ah, perché prima se l'ha fatta male. Se l'ha fatta tutta sorta. Ma sembra che andava. No, però adesso è diverso. Ah, eh? Sì, sì. In famiglia, pronti per la nanna. Maggio, è ora di andare a letto. Ora farò una domanda. Chi di voi sarà la risposta? Chi si stirerebbe con più probabilità il pigiama? Vabbè, questo è facile. Chi si stirerebbe con più probabilità il pigiama? Ricordatevi i jolly, eh. Usatevi fin da subito, io così ho vinto, eh. Una bella iniezione di punti per tutti. Hai usato i jolly? Non lo devi dire però. Avete giocato i vostri jolly e sono stati tutti vincenti. Oh, abbiamo fatto il nostro trofeo. Vi siete meritati un nuovo jolly. Però faccia di cane pure. Continua, lì. C'è ancora il suo orsacchiotto. Abbracciare. In realtà nessuno. Tu. Io preferisco stringere in una morsa. Cosa avete scelto? Sta andando bene, vai, rimbarazzo. Vedervi tutti così affiatati mi scalda il cuore. Regalo a tutti quanti un nuovo jolly. Ma guarda un po', siete tutti in testa. Non è più spetta, sì. Odia dormire. Non bisogna mai dimenticare che un adulto necessita di 6-8 ore di sonno al giorno per tenersi in forma. Più altrettante di notte. Non è vero, è facile. Beh, però... 5 secondi rimasti. Vai. Come lasciarlo così? A quanto pare due di voi... Oggi devo dormire. Qui mi scoccio termine nel dormire. Vabbè, no, vabbè, però vado a dormire tardi e mi sveglio presto. E dormi meno possibile. Abbiamo seminato Linda. Il segreto di chi sarebbe la più esplosiva delle letture. Ah, che bello. Il diario segreto di chi sarebbe la più esplosiva delle letture. Aspetta, noi. Uno di noi, eh. Il diario di uno di noi. 5 secondi in tutto.
si dovrebbe andare. E tu non c'è niente, eh? Dai, come? Quando mai? Ben fatto, tutti e due. Ottimo uso dei jolly. Abbiamo un nuovo leader. Ah, finalmente. E perché? Ah, perché io prima ho sbagliato. Ok, so che arriverai in alto, ma adesso mi servi nel mezzo. Ok, vediamo. Andremo in pappa il cervello. Per la prossima domanda useremo delle immagini che ho raccolto qua e là. Un attimo di pazienza. Cosa fa mamma Linda prima di spegnere la luce? Allora, vediamo. Legge, fa ginnastica, parla al telefono oppure si addormenta con mal di testa? Dire. Ragazzi, abbiamo quasi finito. Un tempo leggeva, sai. Oh, mi sa che sappiamo chi ha manie di controllo. Vedi, non è giusto, ne c'è dato buono. Non hai detto quello che è giusto. Ma al telefono, se era a giocare al telefono, magari sì, ma non a parlare al telefono. Come tu chiami sempre? Perciò. Ma è leggere. La prossima richiede un certo grado di creatività. Vi darò un'immagine di base e voi dovrete aggiungerci qualcosa. Ok. Disegna cosa sta sognando mamma lì. Pace, faccio questo niente. Mia nonna si nasconde sotto il letto mentre perdo la virginità. Dopo mi lascia una valutazione scritta. Il punteggio per destrezza manuale, riflessi e geografia è buono. Ma quanto a cultura generale sono una idea. Che tu non hai capito la cioè. Secondi alla fine. Ne mancano 30. Yeah. Vediamo cosa avete disegnato. Pensato pure quello, però. Questo è tu male. Infatti dovrei segnare quello. Vabbè, allora comunque votiamo in male. Visto che diamo rispetto a quello che dice lei. Vediamo i risultati di questo. Un po' di punti per tutti. Un po' imbroglio. Beh, un po' fake in realtà. Un po' fake questo duo sogno. Per essere così ben affiatati. Ciao videogiocatore, benvenuto. Stiamo giocando a Dimmi chi sei in questo momento. E quel gioco che si gioca col cellulare di PlayStation. Non so se lo conosci. Però è molto divertente. Si gioca appunto con i cellulari in tanti di noi. Scarica giusto l'applicazione. Ah, ok. Imita questa immagine. Non dico i tempi, eh. Ora ci aspetta se devo fare sta mano così. Io scatto. Aspetta, mi sono perso. Mi viene scappato con una mano sola. Ok, 10 secondi rimasti. Bene, 5 secondi rimasti. Ok. Vediamo. Da sfogare! Okay. E l'altro mi sembra tutto. Fatto bene. No, vabbè, lui ha fatto meglio. Va bene, si sapeva, no? Spero che siate sicuri delle vostre risposte. Beh, sono pure imbattibile, eh. Vedervi tutti così affiatati mi scalda il cuore. Regalo a tutti quanti un nuovo jolly. Via quel sonno dagli occhi. Ma voi quando siete cerebrali? Noi stiamo proseguendo. Si cambia stanza, si cambia proprio ambientazione.
tipo Parigi. Quella cosa la vendi? Quale? La pure io Bologna. La voglio. Pure io, pure io. Andiamo a un appuntamento. Amore, un appuntamento. Ah, un argomento piccante. Stesse regole di prima. Io faccio la domanda e voi scegliete la persona. Chi si innamora? Ma Switch Sports non l'abbiamo preso. Adesso la parte divertente. Spiacente, nessuno. No, abbiamo messo tutte cose diverse. Ma io sono quello che dice la verità. Due gialli, ma nessun punto extra. No, ma deve essere che dici così cosa? Non è proprio, voi dovete sapere. Ah, guarda che può essere che se prende la persona ma, giù. No, che c'è? Vorrei che essere. Appunto. Dico sempre. Eppure tu. Io mi ripeto che sono figo. Poi finalmente accendo la luce. Cinque secondi in tutto. Amo? Direi che abbiamo una risposta. Ah, non è bello. Lei? No, io no. No, prima di conoscermi, sì. Mi hai pure detto. Oddio, ma mi hai superato. Leader. Infatti è molto bello. È molto artistica quella foto. Con un film, infatti mi sembra devo scattare pure come fotocamera. Insomma, Sezio è un primo appuntamento. Credetemi, non c'è niente di divertente nell'indossare un perizoma. Parlo per esperienza. Ragazzi, abbiamo quasi finito. Si bene. Vediamo cosa avete scelto. Tanti punti per il gruppo. Guarda, questo è vero, perché dovrebbe essere un buono sfondo di conversazione. Siete meritati un nuovo jolly per essere così ben affiatati. Guarda, dicevo vedere, guarda, tu così salti un sacco di fasi. Un sacco di fasi. È il momento di già di sfogliare il primo appuntamento. Intelligente quanto hai dimostrato di essere finora. Vediamo, vediamo. Ora è il momento di un'altra domanda per immagini. Che animale sarebbe Leon come amante? Che animale sarebbe? Il bradipo. Un cigno, un bradipo, un come si chiama l'animale? Un pavone. Un pavone o un leone? No, è facile. Bene, non posso sapere. Quello è Miguel. Quello è Miguel. Quello perché lo do più dolce. Quello è un cigno. Quello perché ha addormentato. Ora, per questo gioco vorrei che vi metteste nei panni di questa persona. Io vi darò una frase e voi scriverete quello che la persona direbbe dopo. Per far colpo lascia perdere le frasi alla Fabio Volo. Vai da qualcuno e... Ma chi è questo Fabio Volo? È quello che canta quella canzone, è la, tipo... Mi pare che canta... Anni, Mosh. Un po' lirica la... Però... Restano 30 secondi. Oh, non ne ho proprio idea! Scrivere, che devo fare? Ma questo non mi ha fatto scrivere, se è andato in bianco. Ah. Vabbè, guarda qualcuno e fai scena muta, ci sta. Vabbè, non lo so. Io sì, l'avevo pensato pure, però non lo posso mettere. Ok, no. Vediamo cosa avete combinato. In base al volo, volevo dire. Questa è la mia. Perché non sapevo scrivere? Allora, chi ha dato la risposta migliore? Vabbè, è ovvio. No, dobbiamo dare. Non ti esce nemmeno quale siete una di voi. Esatto, questo è il fatto, che non si vede, però io sembro pure quel... Questa volta vincono tutti. Sperate. Cinque secondi in tutto. Così dovrebbe andare. Non è giusto, non si può mai recuperare. Se voi non sbagliate. Se
siamo in una stanza piena di gente saggia. Le menti superiori pensano allo stesso modo, eh? Vi meritate tutti un jolly extra. Momento disegno. Io vi do un'immagine, voi la completate. Disegna l'esperimento di scienze di questa persona. Vuol dire? Ogni volta che vedo uno scienziato in TV senza camice bianco e occhiali protettivi mi sento tradito. È così che sono cresciuto. Se delle persone col camice bianco dicono cose intelligenti, allora sono cose vere. Allo stesso modo, tutti i corrieri dovrebbero indossare delle uniformi. Però marroni o al limite rosse, e fatte di tessuto più resistente. Insomma, l'abito non fa il monaco. Probabilmente fa il corriere. Poco meno di 40 secondi alla fine. Ne mancano 30. Intelligente! Sì! Non sapevo che fare. Bene, cosa abbiamo? Cosa abbiamo fatto? Io, se una volta hai scelto il cuore. E io quello volevo fare. Andiamo come lo dà su. Questa tua cosa di vanità ti sarà in questa ragazza. No? E te hai deciso di votare te stessa. Perché non sarebbe quella la più carina. È il momento degli imitatori. Ecco. Ah, questo è no. Bello. Imita questa immagine. Dammi degli occhiali. No, non te li posso dare. Devi dare, no, la no. Perfetta. Hai fatto? Dammi. 10 secondi. Ragazzi, abbiamo quasi finito. Molto bene. Cosa abbiamo qui? Guarda, la prima cosa schifata. Quella è una cosa di stupore. No, Linda è quella che è venuta meglio, secondo me. Che bello stupore. È stupore questo. Vediamo i risultati di questo. Pieno punteggio per tutti. Io ho deciso di votare me, però ho votato solo per fare voi. Non c'è in gioco. Ce l'hai? No, finito. Non ce l'hai, adesso ce l'hai. Assicuratevi di chiudere i rubinetti. In realtà ero io il migliore. Sembravi la buon'anima di mio nonno. Complimento al gran finale. Gioco finale. Prima di tutto dovete scattarvi dei selfie. Poi dovrete disegnare. Il fatto di disegnare trasformandoli in bellissime immagini. Ok. Leggere cosa vi chiede di fare? Io ho letto, però non ho saputo fare la sua volta. Esprimere il proprio genio. No, io non l'ho letto per quello. Ok, vi siete fatti belli? Si parte. Sarebbe sicuro. Anzi, a te non sarebbe per ricevere il selfie di qualcuno. Ok, ora date un'occhiata alle vostre tele. Allora, con me era disegnata come un muratore. A me, dai, non lo dire. Disegniamo a Marina come un boscaiolo. Ah, ma è diverso. Ah, è diverso. Noi adesso. Secondi alla fine. Restano 30 secondi. Mancano circa 20 secondi alla fine.
presto, mancano solo 10 secondi. Questo è il giro finale, ragazzi. Fatelo bene. Ecco qui. Ok, dice. Ad aggiungere. Questo sembra un diplomato. Questo è una donna. Sembra che sei diplomato, non sembra una donna. Come un giullare. No, ma perché ci vuole fare col cappello e si mettono di carte e muratore in destra per la notte. Ah. 40 secondi rimasti. Ma che se ne frango? I condividi se ne hai per aggiungere più cose. Ah, non so. I dettagli possibili. E questo non so che fare, ecco. Cominciate a fare i ritocchi finali. Mancano 30 secondi. Secondi alla fine. Dieci secondi rimasti. Bene, 5 secondi rimasti. Ok, vediamo quello che avete creato. Boscaiolo. Questo tu l'ho fatto io. Giullare e muratore. Hai dovuto completare il muratore? Ah, così funzionava. Spero che siate sicuri delle vostre risposte. Pare che nessuno abbia vinto niente. Dai! Peccato. Infatti, vedi, quello là suonato è bellissimo. Mi vede i nostri disegni. Mi è piaciuta molto. No, mi piaceva quello di Linda. All'ultimo posto c'è qualcuno terrorizzato dall'idea che i robot conquistino il mondo, ma anche... Allora, ci fermiamo qui per questa sera, facendo ancora gli auguri a Linda per la festa della mamma, che Linda è mamma dell'anno. E quindi vabbè, però ce l'abbiamo fatta, chi sta pure scaricando il telefono. Qui ci fermiamo qui per questa sera, ci vediamo domani sera con un'altra live. Purtroppo Linda domani sera non c'è più, cioè ci sta in una... sta infatti suoi a vivere, però non è più qui fisicamente. E quindi grazie mille a tutti ragazzi, ci salutiamo e alla prossima, ciao.